Salve amiche pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Was Mystery, ragazzi. Nuovo capitolo sul Quidditch disponibile. È un po' che non viene un messaggio così per il nuovo capitolo, quindi molto molto bene, ragazzi. Sì, ci sono gli eventi, sì, non me ne frega assolutamente niente, ma si comincia subito con un bellissimo sì, grazie delle belle ricompense, grazie dell'azienda. Ragazzi, ormai ci sono tipo infinite cose che... carisma 3. Ma finalmente si comincia con un allenamento. Perché è giusto, noi non abbiamo un capitano, non abbiamo niente, però gli allenamenti... Ma questo sembra Orion? No, non può essere. Non riesco a credere che Madame Wump ci abbia dato una sospensione. Non è stata colpa nostra. Sì, però, insomma, è vero, ragazzi, ci hanno sospeso, cavolo. Non saremmo in questa situazione se la Raff non avesse mandato Orion in infermeria. O se voi non foste stati pazzi con... Vabbè. Siete sicuri che non possiamo risolvere tutto con un duello? Sì, perché insomma il problema è proprio questo. Quindi cioè, tipo... La squadra sembra un po' scossa. Essere sospesi dalla Coppa di Quidditch deve essere un brutto colpo. Io mi sento sollevata all'idea di potermi ancora allenare. Immagino che non sia lo stesso per gli altri. Eh sì, perché è vero, perché mi ricordo nell'ultima puntata, insomma, abbiamo cercato di riuscire più o meno a rifare gli allenamenti, però siamo sotto controllo, insomma. Dobbiamo dimostrare di poter collaborare con l'altra squadra. Per fortuna che ci sei anche tu. La squadra ha bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo risollevare il morale e tutti. E ricordare loro che dobbiamo collaborare con Corvo Nero, esatto, per tornare a competere per la Coppa. A questo dovrei pensarci tu. Non sono mai stata brava a collaborare con gli altri. Lo sappiamo. Ma ultimamente ti ho vista lavorare con Erika Raff. Forse sei più brava di quanto pensi. Ci sto provando. Inoltre, collaborerei con chiunque pur di tornare sul campo di Quidditch. Ecco, quindi fallo e stai zitta. Ma non posso fare a meno di chiedermi... Che cosa farebbe Orion? Vaglielo a chiedere, probabilmente. Imitare Orion non è l'unico modo che abbiamo per sollevare il morale ai nostri compagni. Anzi, è il peggior modo, visto che noioso che è. Cosa mi dissocio. Lui è molto bravo a tenere la squadra equilibrata, ma non ha l'entusiasmo di Murphy. Vabbè, facciamo un mix di tutto quanto. O la tua grinta? Dipende tutto da te, Rocky. Cosa pensi che motiverebbe la squadra? Allora, l'equilibrio di Orion... Sbatti. Cioè, tipo, facciamo una nuova sessione di equilibrio. No, grazie. L'entusiasmo di Murphy... Cioè, io Murphy lo butterei giù. Forse c'è già successo. Gran calma. Ragazzi, la grinta di Sky. Ovviamente stavo scherzando, è una battuta, su via. I nostri compagni hanno bisogno della tua grinta. Sono sicuro che così collaboreranno. E fatemi sapere cosa avete scelto voi e cosa è successo. Che gentile, ma non sono molto brava a lavorare con le persone. Mai la grinta per collaborare con la squadra di Erika Raff per tornare a giocare a Quidditch, ed è questo ciò che importa. Se lo dici tu, allora sono sicura che ce la faremo. Certo, dico io, il più grande spezza incantesimi che Hogwarts abbia mai visto. Dovremmo parlare con la squadra prima dell'allenamento. Ottima idea, così avremo la loro attenzione. E quindi ci metteremo un sacco di energia, probabilmente. Ascoltate, gente! Ce l'ha un po' di voce. So che questa sospensione non è il massimo. Senza contare che ci hanno messo in punizione con Corvo Nero. E senza Orion non abbiamo un capitano. Ed è per questo che io e Rocky vi risolleveremo il morale. Ed entrino le ragazze d'Abo. Cheat per pochi, se qualcuno l'ha capita mi faccia sapere. Sembra che tutto ci remi contro, ma supereremo le difficoltà se collaboreremo. Parlare fra di noi ci servirà a ricordare che dobbiamo dare il massimo per tornare a giocare a Quidditch. E quindi, ragazzi, ora ci mettiamo a fare un bel parlare fra di noi per poi andare a fare l'allenamento. E tra l'altro sono sempre 5 parti, quindi vediamo un po' di riuscire a fare magari un paio di video e fare tutto. Yeah. 3 orette di energia. Si può fare, ragazzi, si può assolutamente fare. Anche se Orio non è qui, siamo con te. E vorrei anche vedere che non lo foste, eh. Possiamo convincere Madame Bump ad annullare la sospensione se collaboriamo.
Direi che questo sembra più un momento di vivificazione in senso buono. Sì. Non riesco a credere che siamo stati sospesi dopo la prima partita delle case e se non vi comportavate come dei cretini, nessuno vuole essere sospeso dalla Coppa di Quidditch. Pensi che i nostri compagni stiano meglio? Boh, cioè. Da quando sei diventato così bravo a risollevare il morale delle persone? Io non dovevo essere Sky a farlo? Non dobbiamo fare altro che comportarci bene durante la punizione. È facile. Forse non avrei dovuto urlare. Mi dispiace. È un momento difficile, ma almeno la nostra squadra di Grifondoro è unita. Possiamo convincere, questo abbiamo già letto. Sì. Non riesco a credere che siamo stati sospesi. D'accordo, mi sa che abbiamo letto tutto quanto, ragazzi. Esatto, Coppa di Quidditch, i compagni stanno meglio. È diventato bravo a parlare con le persone. Oro non è qui. Abbiamo finito l'energia, il pixelmato.it/taccuini. Ed eccoci qua pronti a ottenere la quinta stellina. Quindi essere pronti a concludere questa parte e andare alla prossima. Assolutamente. Forse, sempre che. Eccoci qua, sempre che il gioco se ne accorga, perché ogni tanto fa un po' di cavoli suoi. Essere sospesi dalla Coppa di Quidditch è dura per tutti. E Madame Bump non ci farà giocare finché non andremo d'accordo con Corvo Nero, mentre saremo in punizione. Secondo me faremo un allenamento congiunto, tipo uniremo le squadre a metà e faremo cose. Ultimamente abbiamo avuto difficoltà. Non permetteremo che questa situazione mandi tutti i nostri piani a monte. Dimostreremo a Madama Boom che sappiamo collaborare e questo annullerà la sospensione. Daremo il massimo per vincere la Coppa di Quidditch. Ah, ma cioè, scusa, sono io che parlo, però gli altri. No, ok, ero io, però vedete che anche questi qua fanno cose. Boh. Siamo la squadra di Grifondoro, di Quidditch di Grifondoro e non ci arrenderemo mai. Hip hip, hurra! Che discorso fantastico, Rocky. Ma dovevi farlo te, però avevamo deciso, eh. Ho apprezzato molto quanto fossi concentrato. Sono sicura che tutti saranno motivati dalle tue parole. Grazie, Sky. Spero che anche il resto della squadra la pensi come te. Pensi che la squadra riuscirà a collaborare in punizione? È difficile a dirsi, ma siamo i sostituti di Orion. Dobbiamo mantenere la pace fra le squadre. E conosco la persona giusta che potrebbe aiutarci. Il tifoso? No, parlerò con Penny e Wood dopo l'allenamento di Quidditch. Mamma, mamma, mau. E quindi ragazzi, c'è da fare un bellissimo allenamento. Beh, facciamo questa partita da portiere, anche se ho molta paura come al solito, mamma, mamma, mau. Ok, eccoci qui. Mamma, mamma, mau. Guardate quanta gente che viene a tifare per noi, come al solito con Penny infogliatissima. Ed ecco Murphy, ragazzi. È una giornata meravigliosa per un amico di Quidditch con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili. Madama Boom sta per dare il via alla partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. Voglio una partita pulita, ricordiamocelo. Un cacciatore avversario parte in quarta con il lancio molto veloce verso gli anelli di Balboa. Balboa rischia di farsi mare. Balboa rischia di farsi mare. Male nella parata. Forse un colpo con il manico di scopa farà il caso suo? Ma no. Al massimo bagniamo tutto, no? Visto che ci facciamo mare. Boom. 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 Ma, ragazzi! Ah, quando il bolide non rompe i cocomeri. È facile. Però non deve rompere i cocomeri, perché quando invece è in mezzo che si mette lì, non ci si può fare nulla. A ne che ne può fa nulla. Ne se può fa nulla. Balboa ha una probabilità del 58,2% di schivare il bolide impazzito. Ma io non lo devo. Ah sì, devo schivarlo e. Aspettate, guardate, guardate. Boomp. Boomp. Ecco, per esempio, c'era il bolide davanti e non potevo fare nulla. Velocissimo, tipo per evitare il bolide. Mamma mia, che ansia. Ma ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche stavolta e siamo pronti con l'ultimo. Il bolide, Balboa schivabilmente il bolide. Ci è mancato poco. Ci è mancato veramente poco. Ma ragazzi, la pluffa finisce in mano agli avversari che se la passano a ripetizione per oltrepassare Balboa. Balboa sarà la distanza giusta per afferrare la pluffa?
alla distanza giusta. Scusate, stavolta è colpa mia. Prima è stata colpa degli altri, ora è colpa mia. D'accordo, va bene. Questo è troppo veloce. Porca di quella paletta, ho anticipato. C'ho l'ansia con questo bolide. Ok. Mamma mia, ho visto. Ha laggato, ho visto il bolide dentro il pallino. Ragazzi, Balboa intercetta la pluffa. Che salvataggio incredibile, è incredibile davvero. Ma ragazzi, questo conclude il nostro allenamento. Quindi, super top. Dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del 15, lo so. Ma non ci dovrebbe non essere Orion. Per me quello è Orion, sono quasi sicuro. Fatemelo sapere anche voi cosa ne pensate. Però raccogliamo tutto quanto. Abbiamo salito di livello, siamo saliti. Se vedete, siamo saliti di livello. Mentre c'è da attendere lì, ma io vorrei andare a vedere qui. Ricompense, 10 gemmozze. Siamo arrivati a niente ancora. A livello 6 della Sfinge. Ma io voglio arrivare a livello 5 degli altri due. Vabbè, d'accordo. Dobbiamo concentrarci e andare avanti con l'incontro con Penny e il Quidditch. Mamma mia. E quindi, ragazzi, andiamo subitissimo a incontrare Penny e a cercare di scoprire un pochettino come migliorare la situazione. Non riesco a credere a quello che è successo dopo la partita, spezza incantesimi. Scusate, cosa sta combinando? No, scusate, io devo riguardarlo perché questo sta tipo. Ok, va bene, d'accordo. Spero che la squadra di Grifondorio non abbia fatto altri guai. Grifondorio, vabbè. Allontanarmi dal Quidditch è difficile, ma è un passo necessario. Ma stai zitto e stai parlando pure con un serpeverde, non lo so. Penny, sempre con quel solito abitino orrendo. D'accordo. Finalmente abbiamo un momento per chiacchierare, Rocky. Non abbiamo parlato dalla tua partita delle case. Veramente. Vabbè. Abbiamo vinto la partita, ma non abbiamo avuto occasione di festeggiare a causa di una litigata sul campo. Sono felicissima che Grifondoro abbia vinto, però ho sentito delle voci di corridoio. È vero che Madama Bump ha sospeso la squadra di Grifondoro dalla Coppa di Quidditch? Ebbene sì. Non solo Grifondoro, nemmeno Corvo Nero può partecipare alla partite delle case. Come ha preso la notizia la squadra? Quale, Grifondoro o Corvo Nero? Non molto bene, ma dopo che io e Sky abbiamo parlato con loro, tutti sembrano essersi ripresi un pochino. Che sollievo! Ora posso concentrarmi a convincere Madame Bump ad annullare la sospensione della squadra di Grifondoro. Ok, tu? Ha detto che dobbiamo dimostrare la nostra dedizione allo spirito sportivo e alla cooperazione. In punizione. Ma le squadre non vanno molto d'accordo. Se non riusciremo a collaborare, verremo sospesi fino alla fine del trimestre. È un obiettivo difficile, ma non impossibile. Tu vai d'accordo con quasi tutti gli studenti di Hogwarts. Come fai a mantenere un'atmosfera di pace? Li paga, oppure apre. Mi dissocio. Ho qualche idea che potresti provare. Fantastico. Troviamo un modo per fare collaborare le squadre. Apri le. Sono un maschio, quindi. Vabbè, offriamo Sky a tutti i giocatori. Ragazzi, sapete che io scherzo, Sofia. Orion. Devi unire le squadre. È l'unica opzione. Cosa stai facendo, Orion? Ti sei tipo seduto nel nulla? Che poi nell'unico posto. Cioè, attaccato a una ruota. C'è cioè una ruota conficcata nella schiena. Vabbè. Il segreto per andare d'accordo con gli altri è scoprire che cosa sia in comune. Non lo so, un certificato di nascita? Non perdi mai le staffe, Penny. Vorrei che anche i miei compagni fossero come te. Femmine? Avresti dovuto sentire Erika dopo la partita delle case. È arrabbiatissima. Non vedevo una litigata simile dalla prima partita prima dei Prides che ho visto. Entrambe le squadre hanno bisbigliato insulti per tutta la prima punizione. Ah sì? Avete un obiettivo in comune, no? Tornare a giocare a Quidditch. Questo dovrebbe unirci, in teoria. Vito l'energia, il pixelmatto.it slash mod oppure slash taccuini. Se solo tutti gli ostacoli potessero essere superati con un allenamento. Se ci pensi, le squadre sono nella stessa situazione.
Un allenamento. Secondo me, come ho detto prima, la soluzione sarà fare degli allenamenti congiunti in cui mescoliamo le squadre e giochiamo insieme. Sky e Raf stanno collaborando. Perché le squadre non ce la fanno? Sapessi tu, che te lo dico io. Il segreto per andare d'accordo con gli altri è scoprire cosa si ha in comune. L'ho già detto, la carta d'identità, la patente, quelle più nella motorizzazione, però. Non perdi mai le staffe, Penny, abbiamo già letto, d'accordo? Devi venire in squadra, mi sa che abbiamo letto tutto quanto. Confrontiamo ancora qui, avresti dovuto sentire Erika? Sì, d'accordo. Perché lui è amico di Erika, sono CCC, PPP. Chissà se in realtà fra di loro due c'è un po' di tenero. Questo non lo so, ma ragazzi, assolutamente. Ho finito l'energia di nuovo, li riprendiamo con le gemmozze infinite. Ma ragazzi, eccoci qua con tutti. No, scherzavo. Ora eccoci qua con tutti e cinque le stelline. Mamma, mamma, mao. Pronti a concludere questa avventura. O almeno metà del capitolo. Raccogliamo tutto quanto e andiamo avanti. Il modo migliore per andare d'accordo con le persone è capire cosa avete in comune. Te l'ho già detto. Potrebbe essere difficile, visto che stiamo parlando di 14 persone. Cosa ne dici di pensarla in termini di squadra? In fondo, Grifondoro e Corvo Nero si trovano nella stessa situazione. Siamo stati sospesi dalla Coppa di Quidditch e siamo finiti in punizione. Splendido! Sono sicura che già solo questi aspetti vi faranno avvicinare. Potrebbe non bastare. Abbiamo malapena superato la nostra prima punizione senza litigare. Quando non discutono su Orion, si azzuffano per decretare quale sia la squadra migliore. La squadra di Grifondoro è la migliore che ci sia a Hogwarts. Però litigare su cosa, sulla cosa non convincerà Madabump che siamo dediti allo spirito sportivo e alla cooperazione. Immagino che questa sia un'altra cosa che abbiamo in comune. Entrambe le squadre vogliono tornare a giocare a Quidditch. Pensi di avere la stoffa per superare questa sfida, Rocky? Ovvio che sì, ragazzi, io sceglierò la prima, fatemi sapere che succede nella seconda, ma 18 di attributo. Posso farcela, sono ottimista. Penso che riuscirò a convincere il resto della squadra di Grifondoro a collaborare. Tra l'altro, questa è la terza stagione di Quidditch, quindi al quarto anno. Al quarto anno ancora si ha più o meno 18 di attributi? Pensavo che il 18 si arrivava verso il massimo al terzo anno. Non lo so. Sono felicissima di sentirtelo dire. Sei così sicuro di te, come un vero leader. Ed è per questo che sono sicura che potrai essere di ispirazione alla squadra per spingerla a collaborare con quella di Erika Raff. Devo andare, fra poco abbiamo un'altra punizione di squadra. E la squadra di Grifondoro conta su di me. Mamma, mamma, mao. Tanta, tanta robina, ragazzi, ma secondo me qua ci sono da fare degli allenamenti. Lo sapevo tantissimo. Due allenamenti. Quindi, ragazzi, mi farò queste due amichevoli di Quidditch off camera. E poi nella prossima puntata, se tutto va bene, faremo la parte 3, 4 e 5, insomma, tutta insieme. E vediamo un po' di finirla un pochettino insieme. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Potter Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Condividendo questo video con tutti i vostri fantastici amici. Mentre c'è Thor che porta via la roba. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!